Da circa un quinquennio l'immigrazione in Toscana non cresce quasi più. Nel 2019 è aumentata di appena lo 0,6%, passando da 419.371 a 422.098 stranieri, ma anche negli anni precedenti gli incrementi erano stati minimi. E diminuiscono i regolarmente soggiornanti non comunitari, meno 10,5%. A rivelarlo il dossier statistico Immigrazione della Caritas diocesana di Pisa, giunto alla 30ª edizione. I nuovi nati da coppie straniere si fermano a 4.723, il dato più basso dal 2012, e i migranti accolti nelle strutture d'accoglienza scendono a 6.141, il 34,8% in meno rispetto all'anno precedente. E anche per quanto riguarda la Toscana, la principale porta d'ingresso per i pochi stranieri arrivati nel 2020 è la protezione internazionale, motivo del soggiorno per oltre i tre quarti, 76,6% degli 8.873 non comunitari giunti dall'estero nel 2020. Prato, però, rimane la provincia con l'incidenza di cittadini stranieri più elevata d'Italia, pari al 19,4%.